può la RAI diventare attrattiva per i millennials? Io credo che per la RAI sia necessario avere un progetto specifico sui millennials perché un servizio pubblico non è tale se non è universale. Ed è vero che nel tempo è diventato sempre più difficile raccogliere quel tipo di pubblico. Com'è che lo si può fare? Lo si può fare essenzialmente agendo con l'innovazione su due fronti diversi. Da un lato il contenuto, nel senso che il contenuto deve essere pensato anche per i ragazzi. E faccio un esempio pratico. Qual è il contenuto che può riavvicinarci ai millennials? Sono due, in primis. Lo sport e la fiction. La fiction perché è il linguaggio dei nostri tempi e lo sport perché è un linguaggio universale. Non a caso quest'estate con Europei, dove abbiamo raccolto un sacco di millennials e ora spero anche con le Olimpiadi, lo stiamo facendo. Riguardo alla fiction, è vero che la fiction e la serialità americana hanno riportato anche in America molti millennials, non necessariamente alla televisione in senso classico, ma al video, poi se lo consumano dove vogliono, giustamente. Certo. Infatti il secondo pezzo di innovazione arriva attraverso la fruizione dei contenuti. Noi stiamo per lanciare, arriverà a settembre, un servizio che, incrocio le dita, ma penso che cambierà il rapporto con i ragazzi, che si chiama RaiPlay, perché è molto semplice, funzionale e permetterà, laddove il contenuto è interessante, ai millennials di consumarselo come e quando lo vogliono.